ragazzi sono ninja, invece no, sono Franco, ok? Sono Franco. Allora, quest'oggi siamo qui per farvi un tour del mondo, ok? Perché non l'ho mai fatto, cioè forse nel primo episodio sì, però adesso non mi ricordo. Allora, questo qui è un mulino, l'ho costruito off camera perché tutti gli alberi. Ma non me li ha ripiantati Paolo, ma guarda che. Mannaggia, che scarso. In pratica, no, però non voglio metterli troppo vicino al mulino che poi è brutto. Quindi questi qua che non ho piantato, ok, li pianto io più avanti. In pratica ho tutto questo legno di spruce portato da di là più o meno, ci sta una taiga. E ho fatto il mulino e perché in pratica tutto attorno ci ho messo il grano, vabbè, come giusto che sia. E uno 5 di grano per uno di ferro, perché di là c'è un negozietto che dopo vi porto che vende uno di pane per uno di ferro. Allora, tutto attorno ci ho costruito. Questo qui l'ho messo adesso in pratica, non è ancora cresciuto. E sì, questo qui è, diciamo, il mio business di grano. Questo qui, aspetta che me lo trasformo. A posto, uno slot in meno. Allora, adesso, vabbè, questa qui l'avete visto. Comunque, il mulino l'ho costruito off camera perché durante la costruzione delle catene, comunque, ho staccato molte volte. E quindi la maggior parte della costruzione non l'avete vista. E ho pensato di fare prima il mulino e poi farvelo vedere, che così forse era anche meglio, cioè era più veloce. Allora, queste qui sono le mie due coltivazioni che dovrei spostare. Forse le patate la tengo, questa qui la tolgo. Questa qui è la mia isola che non è finita perché voglio fare metà zona Nether e metà zona End. Perché è più bello perché l'isola è dell'Overworld, poi catene e metà End e Nether e poi l'altra metà End, quindi un castello metà Nether e metà End. Però dobbiamo ancora andare nell'End, quindi dobbiamo aspettare. Qui abbiamo l'altare dell'Enchanting Table con tutto attorno Dark Oak, perché ci si abbina bene Dark Oak con Quartzo. L'avete mai provato? E andando così di qua, questa qui l'ha fatta Simone comunque. Per di qua abbiamo l'altare, cioè sì, l'altare, questo qui è un altare. Abbiamo fatto, cioè abbiamo la casa di Simone fatta interamente da lui, che vive soltanto lui, come io. E Paolo, vabbè. Però per ora soltanto lui vive. Allora, in questa casa comunque è molto carina, è piccola ma è carina. Questi caselli li ho lasciati stare perché per farmi il mio elmetto ho rubato 5 di ferro. E questa qui è casa sua. Non, a me piace, sinceramente. Non è una delle più belle, ma a me piace. La più bella ve la farò vedere tra poco. Che secondo me è non è la più bella casa. La più bella casa è il castello di Massimo. Però la zona più bella è quella di Valerio dove c'è il mercatino che tra poco vi porto. Allora, bello, mi rubo un attimo il cavallo già che ci sono, che è pure veloce. Questo qui è il castello di Massimo, l'ha fatto tutto da solo in più o meno 2 giorni. Ah, comunque non ci si può cheatare nel server, soltanto io ho i comandi perché sì, perché altrimenti se ci hanno già si cheata. Questo qui è un negozio di pozioni e vediamo un pochettino cosa vende. Questa è buona, stregata buona e anche Night Vision. Ah, qui sono le pozioni di Weakness perché abbiamo curato lo zombie villager che mi dà mending. Non l'ho fatto vedere, forse si è visto. Vabbè. E qui, se c'è una bella cosa, l'altra zona di enchanting. Qui c'è una casa segreta con la netherite. Bella, c'è anche una bella pozione dell'armatura. Tutti distrutti, però ce li ha. Ok, usciamo dal castello che vi faccio vedere la zona che secondo me è la più bella. Qui c'è anche le casse che non ho ancora portato dentro. Ragno, no, non voglio avere problemi, ci vediamo dopo. Allora, chiamiamo Enrico perché Enrico è il gestore del negozio di Valerio. Allora, nel frattempo che lui viene, che non so dov'è. Allora, questa qui è intanto la zona che mi piace di più del mondo. Ci ha messo qualcosa. Non mi piace, sinceramente. Ci aveva messo di più le alghe marine, adesso non mi ricordo come si chiamano. Qui tra poco arriverà Enrico. Nel frattempo che arriva, vi faccio vedere il bunker di Valerio e Sergio in un foreplay. Andate a seguire. Sto morendo di fame, mi mangio un pochettino di mutton. È arrivato Enrico e niente. Vi faccio vedere rimasta zona qua. Adesso lo sposto in modo tale che lo possiamo anche sentire. Salve. Salve, salve, salve. Salve. Lei, allora, questo qui è il mercatino di Enrico che vende Non è il cibo. mio. Ah? Allora, non è il mio il No, è di mercatino. Valerio, lui è un gestore, è un operaio. Fai l'opera. Alza la testa. Lo so. Ok, a posto. Allora, che cosa vendi qua dentro? Allora, qua disponibile in negozio abbiamo adesso bambù, Ma il bambù non è semi, cibo. semi, tutto. Netherrack, verruche dell'End, vabbè, sapling, Ma le carote, carote ce però l'avete? Perché ho visto che c'avete la carota d'oro. La carota normale ce l'avete? la carota d'oro non lo so perché. Carote d'oro, no, mi dispiace.
Va bene, e invece le beetroot fatene un po' perché le comprerò per farmi le zuppette, che sono da tanta regeneration. Vabbè, quando ne avete un po' di più me lo dite che le vengo a comprare. Intanto, visto che qua ci avevate dei prezzi. Sì, Allora. attimo, mi azzardo. Va bene. Per ora il cibo ce l'ho, però intanto perché è il video, con l'apis posso comprare qualcosa? Con Non ho capito, scusa. del lapislazzuli posso comprare qualcosa? Quanto Con lapislazzuli ti posso dare ne delle vuoi? zucca, No, di Sata, zucca. per uno di pane quanto lapis vuoi? Per uno di pane. Beh, no, non posso accettarlo. Allora, Però. dammi 5 di pane e ti do 10 lapis. Va bene. Tanto il lapis Sarebbe si un trova. po' troppo, però. Allora te ne do 8. Dammi il pane. Ah, l'ho finito Aspetta. tutto il pane. Va bene, che lo compro, sì. Bella sta zucca. Cioè, bella, tutte le zucche che se le fate anche di qua forse è meglio. Però intanto, buono. Allora, aspetti, così fanno il suo pane. Allora, il suo pane. Il mio pane? Il suo pane, Senza perché mollica, non so. grazie. Bravo. Mi dia il pane. Ecco, aspetti. Sono 8 lapis. Ottimo. Grazie. Arrivederci, torni presto. Grazie, ciao ciao. Allora, abbiamo comprato anche il pane che lo mangerò poi. Adesso, non si chiude, come lo tengo, faccio qualche water bucket tra poco. Allora, quella lì è la zona di Valerio e Sergio. Queste qui sono tutte le coltivazioni loro. Belle, mezze esplose, ma belle. Le beetroot. Le potrei rubare, ma io non sono quel genere di persona. Allora, qui abbiamo il, diciamo, castello barra bunker barra non so cosa sia di Valerio e Sergio, che ha costruito. Cioè, ci ha messo tanto, non è ancora finito, penso. Vabbè, no, non rubo. Curriculum. Bello il curriculum. Feather Falling 4. Va bene. Bello. Tanta roba c'ha. Invece il piano di sopra non c'è niente. Il piano di sopra c'è il portale del Nether. Che c'ho anch'io, vabbè, avete visto nel video. Water bucket. Non l'ho mai vista in vita mia, giuro, l'ho missata. Ma anche la zona di Paolo, che è la più lontana, però la sta costruendo soltanto adesso. In verità, allora, è nel server in pratica dal secondo giorno in cui è nato, cioè da quando ho fatto il video, mi sembra. Ma adesso si costruisce la casa. Cioè, per farvi capire, lì lontano c'è la mia isola. Ma perché quell'asino cammina da solo? C'era un asino? Era un ca. Sono un cavallo. Sono stupido, mi sa. Vabbè, fa niente. Questa qui è casa di Paolo. Lo possiamo anche spostare. Vediamo un pochettino se c'è. Oh. Paolo, raccontaci un pochettino di casa tua. Raccontaci Bene. un pochettino di casa tua, come la stai facendo? Bello. Quanto. Ma è Grazie. tutta quanta? Cioè, no, qui no. Aspetta, fai vedere un pochettino. No, devo ancora finire. Non ho ancora finito. Ok, allora qui il pavimento poi lo cambi, sì. Sì, lo lascio come la terra dove sei Ok, nato. capisco. Va bene, allora sta venendo bene. Cioè, non hai detto che la volevi fare piccolina, invece è bella grande. Ma perché ho sbagliato le proporzioni e poi l'ho fatta Vabbè, però è grande. carina, dai. Allora, qui forse, sai cosa? Ci metterei qui, guardami. Aspetta, che devo fare un attimo delle cose molto Ci importanti. metterei qui sotto, ci metterei un bel calderone e un bel falò qui. Calderone e falò, ci stanno proprio bene, secondo me. Oppure soltanto un Ah. falò. Tipo un falò. No, però allora è piccolo, però forse un calderone e un falò ci sta bene. O soltanto il calderone, prova. E poi fai tipo una zona qua dietro, tipo qua. E ci metti un falò al centro e delle sedie attorno, però a un blocco di distanza. Per farti capire così. No, Questo è perché il comunque falò. devo Guarda, coprire vabbè. tutto qua. Allora, guarda, ti faccio capire. Tipo qua il falò e qua le sedie, così. Ah, oh, ho Ci sta molto capito. bello perché l'ho fatto in un vecchio mondo. E con questo stile di legno ci sta molto bene. Adesso ti lascio, torno al video. Ciao ciao. Ti sposto io. A posto. E anche Paolo se n'è andato.
Abbiamo visto, penso, la casa di tutti. Se vi faccio vedere giusto l'ultima cosa, che è la bottega di Enrico. E questo qui è un lavoro tutto suo, in cui andrà. Cioè, che ne so, io gli chiedo, voglio i blocchi di giungla, che sono tipo le foglie. Allora lui va a prendermi le foglie di giungla e io lo pago. Ed è questa montagna qua, penso, in cui la farà. Penso di sì. Allora, penso che per questo video è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. E da Ninja è tutto, ciao.